incontrato con il sabato delle idee del professor Salvatore 3 o 4 mesi fa. La pandemia fa sì che oggi si sia potuto realizzare. E ma è di un interesse rilevantissimo alla luce degli interventi che si stanno sviluppando ora ora. Si tratta di immaginare non solo la città del futuro, ma una città che non abbandoni il suo verde. Noi scopriamo che Napoli è una città che ha un verde enorme, è soltanto abbandonato. Il verde napoletano è chiuso ai napoletani e i napoletani sono prigionieri di un verde che non c'è. È una città che ha un potenziale enorme, la nostra città. Dobbiamo riscoprirlo, dobbiamo riscoprire la cultura della manutenzione che sappiamo, ben conosciamo che sia stata, non esiste, è stata sempre accantonata nella realtà sociale e culturale italiana. Occorre impegnare i giovani nella tutela del verde e tutto questo viene detto oggi, è ben altro che riesco così sommariamente a enunciare. E siamo contenti che il discorso sul riuso di vecchi edifici storici, del patrimonio storico della città di Napoli, che è il riuso di cui Napoli ha un bisogno notevole, incomincia ad essere compreso, ad essere anche questo patrimonio delle coscienze più avvertite, come Fondazione Castel Caporano, che abbiamo concorso con la Fondazione Salvatore a realizzare questo evento. Mi pare che possiamo essere soddisfatti, perché nel palazzo, nel monumento di Castel Caporano, che non può essere un palazzo di uffici, ma che è un palazzo storico, è un palazzo d'arte, dove i restauri che si sono compiuti aspettano che si possa aprire la città anche qui, che il collaudo possa realizzarsi, noi potremmo avere un esempio plastico, emblematico del riuso di palazzi storici che altrimenti sarebbero state prigionie del degrado.